Presentata Lucca Meta per ogni stagione, il calendario degli appuntamenti turistici cittadini è stato presentato a Montecitorio dal sindaco e gli assessori Granucci, Pisano e Santini con i deputati Montemagni e Zucconi. Oltre 1 milione di euro per le nuove povertà, a tanto ammonta la cifra erogata dal progetto Riuscire per rispondere alle esigenze derivate dall'impoverimento causato dalla pandemia. Ipotesi cava fornace per la marmettola, potrebbe essere il sito al confine tra Montignoso e Pietrasanta il luogo dove conferire gli scarti di lavorazione del marmo. Per lo sport motori e le stelle stanno al Ciocchetto Event, si corre sabato e domenica il tradizionale rally sotto l'albero, 90 gli iscritti con 16 prove speciali da affrontare, un cast di lusso al via con Paolo Andreucci, grande favorito. Crescono i giovani leoni della Focolaccia, prima uscita stagionale nella Coppa Italia di Biathlon a Forni Avoltri. Buona prova di Moritz Teragnolo, doloroso forfait della lucchese Miriam Michelucci. Ben trovati a questa edizione del TG Noi. Dunque, la Camera dei Deputati ha fatto da palcoscenico prestigioso la presentazione del calendario di Lucca Meta per ogni stagione, il calendario degli eventi turistici della città. Abolire la bassa stagione con eventi che affiancano le grandi manifestazioni puntando su una promozione internazionale. A Roma, dalla sala stampa della Camera dei Deputati, l'amministrazione Pardini ha lanciato il calendario di eventi del 2023. A fare gli onori di casa la deputata Elisa Montemagni, ma era presente gran parte della giunta comunale, a partire dal sindaco Mario Pardini, l'assessore Remo Santini, ma anche Mia Pisano e Paola Granucci. Una meta per ogni stagione, questo è lo slogan che lancia la nuova programmazione che punta, questa è la volontà dell'amministrazione comunale, al rilancio del turismo e della cultura. Dato che a Lucca è una città dove già ci sono tantissimi eventi, se noi li presentiamo in maniera unitaria diamo una sistematicità e quindi cerchiamo anche di valorizzare tutti i mesi dell'anno, questo è lo scopo. Poi anche portare avanti un brand Lucca, noi pensiamo ai nostri principali eventi, hanno tutti Lucca nel titolo, Lucca Summer Festival, Lucca Comics, Lucca Film Festival, eccetera. Quindi lavorare sul brand Lucca che permette la valorizzazione ancora di più della nostra città, quindi la creazione quindi di indotto di ricchezza e la valorizzazione del nostro patrimonio, dei nostri territori. La presentazione degli eventi è partita proprio da Lucca Magico Natale e poi è proseguita anche con gli eventi collaterali, con il Carnevale di Viareggio a febbraio, ma ci sono anche delle novità. C'è la novità di Lucca Golosa, ovvero la manifestazione dal 10 al 12 di marzo, in cui i direttori artistici saranno niente meno che Damiano Carrara e Cristiano Tomei, e poi tutta un'altra serie di iniziative spalmate durante tutto l'anno per fare in modo che questa bassa stagione non esista più. È di oltre 1 milione di euro l'erogazione per venire incontro alle nuove povertà, le nuove povertà che sono scaturite dal post pandemia. Oltre 1 milione di euro per sostenere le persone vulnerabili, vittime di processi di impoverimento causati o inaspriti dalla pandemia. È il bilancio dei primi 2 anni di attività del progetto di welfare di comunità Riuscire. 1.100 le richieste di aiuto ricevute dalla rete in tutto il territorio provinciale. È un sistema di aiuti economici che vanno a supportare o piccoli bisogni oppure piccole esigenze di credito per ragioni familiari e imprenditoriali, che ha inteso aiutare le persone e la realtà colpita dalla pandemia a ripartire, riuscire appunto dalla crisi. L'iniziativa è stata sostenuta da un'ampia rete di collaborazione pubblico-privato che ha visto impegnati diversi enti e associazioni del territorio. Uno sforzo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca al momento fece, stanziando fino all'importo massimo di 5 milioni di euro da destinare a varie attività da svolgere, cercare di ridurre un po' l'impatto dei gravissimi disagi sia sociali che economici che di infrastrutture che si posero a quel momento. Le condizioni di contesto sono quelle di una crescente difficoltà economica e lavorativa, con persone che chiedono aiuto per la prima volta per incapacità di provvedere al pagamento delle utenze, dell'affitto, difficoltà a far fronte a spese quali il pagamento dell'assicurazione dell'auto, del bollo, di spese mediche. Una crisi a cui si aggiungono ora caro bollette e inflazione.
stiamo condividendo una necessità, che è quella di ampliare e costruire reti in cui le istituzioni insieme al mondo del terzo settore si mettono a disposizione per la costruzione di risposte di supporto e di solidarietà territoriale, ma anche nello stesso tempo di risposte che diano alle persone l'opportunità di ripartire anche nelle condizioni di difficoltà. Adesso veniamo all'andamento del contagio secondo il bollettino regionale. Nuovi contagiati in regione Toscana sono 1.352 con il tasso di positività che scende al 15,3%. I ricoveri sono 383, 20 le terapie intensive, i decessi sono stati 2. In provincia di Lucca nuovi contagiati sono 149. Ed è stato presentato nella sede dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale il progetto di piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino, stralcio assetto idrogeologico, l'incontro durante il quale sono state presentate anche dati relativi alla pericolosità geomorfologica del bacino del Serchio, ha visto partecipare comuni, enti, società e associazioni del territorio lucchese. È stato presentato nella sede dell'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale il nuovo PAI distrettuale, il piano di assetto idrogeologico che fotografa la pericolosità e il dissesto idrogeologico da frana del territorio, redatto in modo univoco ed esteso a tutte le aree di competenza. Il piano, che ha già ricevuto una prima approvazione in linea teorica lo scorso 30 novembre, verrà portato in adozione a Roma nella conferenza istituzionale permanente di fine dicembre. Interesserà Toscana, Liguria e parte dell'Umbria, coprendo 14 province, 455 comuni e oltre 24.000 km quadrati di territorio. Cambia innanzitutto un approccio metodologico, quindi cambia forse anche le fattispecie astratte a cui ricondurre le varie casistiche di pericolosità e quindi cosa si può fare e che cosa non si può fare, per dirla in modo semplice, in una determinata area. La giornata è stata anche l'occasione per presentare i dati aggiornati alla luce della nuova normativa sulla pericolosità geomorfologica del bacino del Serchio. Si tratta di un territorio estremamente fragile. Il bacino del Serchio all'interno del distretto è un bacino fortemente, diciamo, come dire, impattato dalle frane. Un 85% del territorio, tra l'altro, va anche riferito non solamente alla parte spaziale territoriale, ma al territorio abitato, quindi anche sotto l'aspetto della presenza, diciamo, del fattore di rischio data la presenza dei centri urbani, centri abitati. L'85% rientra in una classe di pericolosità da frana molto elevata e addirittura il restante in frane, diciamo, attive, quindi non solo potenzialmente instabili, ma un territorio che è accertato essere franoso. Restiamo in qualche modo in tema, perché il centro funzionale della regione ha emesso un'allerta meteo di colore arancione a causa di abbondanti piogge e temporali previsti nel corso delle prossime ore, in particolare nella zona montuosa e appenninica del territorio della provincia di Lucca. L'allerta arancio è riferita infatti alla zona S1 del territorio, ossia il bacino del Serchio, Garfagnana, Lima, mentre per le altre zone il livello di allerta è quello più basso, il giallo. Per possibili rischi sul reticolo idraulico minore, l'allerta arancio scatta dalle 17 di giovedì fino alle 7 di venerdì 16 dicembre. Potrebbe essere il sito dell'ex discarica di Cava Fornace nel territorio a confine tra Montignoso e Pietrasanta, il sito dove conferire la marmettola, lo scarto della lavorazione del marmo, quanto è emerso durante l'ultima puntata di Percontro. Potrebbe essere Cava Fornace il sito al confine tra i territori di Montignoso e Pietrasanta la soluzione al problema dello smaltimento della marmettola che sta tenendo con il fiato sospeso l'intero settore lapideo delle province di Lucca e Massa Carrara. A confermare l'apertura a questa soluzione è stato il sindaco di Montignoso e presidente della provincia massese Gianni Lorenzetti durante l'ultima puntata di Percontro. Cava Fornace, peraltro, nacque proprio come sito dedicato allo smaltimento di questo materiale. Perché no, un'apertura rispetto alle marmettole che, se così come ci vengono come dire, descritte, sono un buon prodotto per fare il cap delle discariche, sono materiali che non hanno problemi dal punto di vista ambientale, potrebbe essere anche una soluzione di cui ovviamente io non sono innamorato, ma certamente non mi tiro fuori, ecco, dal provare a trovare delle soluzioni.
economico. E ad aprire a questa ipotesi è stata anche l'assessora regionale all'ambiente, Monia Monni, che durante la videoconferenza con l'amministrazione comunale di Pietrasanta ha confermato che la regione è disponibile ad un'inchiesta pubblica quando sarà giuridicamente sancito l'obbligo da parte dell'attuale gestore della discarica di produrre nuova documentazione per proseguire l'attività, dato che al momento c'è un ricorso pendente al Consiglio di Stato. E perplessità su questa ipotesi è stata espressa però dall'amministrazione comunale di Pietrasanta, l'assessore Liori all'ambiente, infatti dichiarato: sulla carta può essere anche tutto a posto, ma qui di campanelli di allarme ne abbiamo sentiti fin troppi, come quattro pozzi d'acqua chiusi tra Pietrasanta e Montignoso, o la ricerca del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, che nel 2021 ha individuato una contaminazione da cloroformio nei pozzi di controllo a monte e a valle della discarica. Restiamo in Versilia perché c'è stata la riconferma al vertice dell'Associazione Balneare di Lido di Marco Daddio. Sarà ancora Marco Daddio a guidare l'Associazione Balneare di Lido di Camaiore per il prossimo triennio. È questo l'esito della votazione che si è tenuta all'interno dell'assemblea elettiva del Consorzio Riviera Toscana. Una riconferma ad un primo mandato segnato pesantemente dai 2 anni di pandemia. Sono stati 3 anni duri perché fondamentalmente mi sono toccati 2 anni di pandemia e soprattutto la ripartenza della Bolkestein. Quindi diciamo che l'occhio che dovremmo avere è un occhio generalizzato proprio sul tema della direttiva, cercare di avere rapporti e interlocuzioni più ampie possibili con i vertici di Roma, cercare di capire la politica che intenzioni ha, soprattutto anche sulla base di quelle che sono state le ultime tornate elettorali, dove comunque Fratelli d'Italia ha vinto e aveva garantito determinate azioni sulla nostra categoria nel loro mandato. Ed è proprio la direttiva Bolkestein a rendere difficile parlare di sviluppo della categoria fino a che non verranno definiti in maniera chiara i piani attuativi. Una delle direzioni in cui però si possono muovere i balneari, secondo Daddio, è quella della transizione ecologica. Oggi c'è il tema del fotovoltaico, delle energie rinnovabili, quello potrebbe essere veramente una via di fuga importante per il nostro settore, perché è un settore che comunque è fortemente energivoro, ma soprattutto ha anche comunque dei momenti di stallo, che sono quelli invernali, dove si potrebbe generare corrente elettrica da poter dare alla collettività. Quindi saremo presenti, continueremo a farlo, il Consiglio è stato rinnovato proprio per questo. Giornata di festa a Fornoli e tutta la zona di Bagni di Lucca per l'inaugurazione della nuova palestra. Taglio del nastro a Fornoli nel comune di Bagni di Lucca per l'inaugurazione della nuova palestra comunale, molto attesa dalla popolazione da oltre un decennio. La struttura, realizzata a 2 passi dalle scuole elementari, sarà al servizio dei giovani che frequentano la primaria, ma anche delle associazioni del territorio che ne faranno richiesta. Sono veramente soddisfatto perché dopo 13 anni siamo riusciti a ridare a Fornoli e alla scuola elementare di Fornoli, a tutti i ragazzi, un impianto di questo genere, quindi una palestra che può servire anche per tutte le associazioni del territorio. Che noi ci siamo attivati subito perché era determinante costruirla in minor tempo possibile. Ci siamo attivati per trovare finanziamenti e portarla a questa realizzazione nel minor tempo possibile per tutta la popolazione di Forni del Comune di Bagni di Lucca. La palestra, costata 1.200.000 euro con fondi provenienti dal MIUR, è stata realizzata a tempo di record, circa 1 anno e mezzo, grazie soprattutto alla sinergia tra i tecnici del Comune e la professionalità delle ditte costruttrici CMS e Sintec di Barga e Otzbau di Calitri, ma anche grazie all'operosità del vice sindaco Sebastiano Pacini. All'inaugurazione erano presenti molte autorità, tra cui gli assessori regionali Alessandra Nardini e Stefano Baccelli, con il consigliere Mario Puppa. C'erano poi i comandanti territoriali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Per la provincia di Lucca era presente Patrizia Andruccetti e poi non sono mancati anche tanti amministratori locali, tra cui la sindaca di San Romano, Raffaella Mariani. Prossimo step, un nuovo collegamento tra palestra e scuola, e questo sarà a cura della Regione Toscana. Rendere ancora più fruibile, più efficiente questo nuovo luogo di utilizzo per tutti quelli che vogliono fare attività sportiva. Si chiude qua la prima parte del TG Noi, tra poco la pagina sportiva.